di Luca Barbarossa molto, invece l'hai resa diciamo, è passato da Barbarossa a De Gregori sistemandosi a metà Grassilli. Esatto. Beh, che dici Raffaele? Io non sono molto per Barbarossa, dico la verità. Questo non lo dovevi dire? Non lo devo dire perché devo dirlo relativo a Claudio, un po' a Claudio. Però non voglio condizionare la giuria, quindi... È vero, adesso poi la giuria... Però Cristian mi è piaciuto tanto, quello sì. Non allora, credo che questo tuo giudizio Cristian. Su Barbarossa possa condizionare la giuria. Vediamo. Ma Barbarossa mi vicina, fece il bagno. Ci giriamo verso la giuria, perché puoi metterti, puoi stare in piedi, stai attento a non cadere perché è pericoloso. Ci sono dei fili in mezzo. La allora si può esprimere al mio 3 sulle palette. 1, 2, 3, votiamo. Ah, però vedo dei voti alti, ah, qualche 6. Non vedo. Dobbiamo motivare. Dobbiamo motivare. Un 6 di Lorenza Ravaglia. Lorenza, voglio spiegato il tuo 6. Microfono però. Sì, ah, ok. Allora, questo è un filone un po' ruffiano, quello della mamma, no? E comunque gli anni 90, in generale, sono anni abbastanza conservatori, diciamocelo. E quindi, a parte Carena. A parte Carena, ovviamente. Qualche eccezione c'è. E quindi quel filone Cutugno, Bennato, che fanno la canzone... Che... Un po' piaccioni. E quindi, diciamo, abbiamo voluto sottolineare questo... non osare. Lorenza, ci hai dato un'idea per una classifica del prossimo anno. Sì. Le ammiccanti potrebbe essere interessante, Claudio. Segna, ricordiamo. Sì, le ammiccanti. Allora, qui alle mie spalle, lo potete vedere, ci sono due personaggi che... oggi Claudio, come sempre, ci tiene compagnia con le sue classifiche, ma Savio non a caso è lì al suo fianco. Perché Savio sia al suo fianco? Perché si intitola Napulè, la rubrica di questa sera. Allora, Napulè, quindi siamo andati a scegliere, Claudio, che cosa? Beh, siamo andati a scegliere, tra l'altro è un po' più large del solito, perché non ha in classifica non ci sono 5 cantanti, ma ce ne sono 6, quindi... e quindi li abbiamo equamente divisi con chi se non con Savio, insomma, esperto di musica napoletana, e quindi anzi lascio a te l'onore e l'onere di raccontare intanto chi è in sesta posizione. Partiamo dalla sesta posizione con Sal Da Vinci, siamo nel Sanremo 2009. Hai visto? Io la poesia poi. Sì. Adesso... Non riesco a farti innamorare di me, 2009, lui è Sal Da Vinci, figlio d'arte, figlio di Mario Da Vinci, cantante, interprete della sceneggiata napoletana, ha partecipato anche al film di Verdone, ve lo ricorderete, nel suo ruolo di Sugnizio di Capua. Lui è nato a New York, però ha fatto tanta strada nella musica italiana anche. Allora scendiamo, andiamo in quinta posizione, vediamo chi c'è in quinta posizione. Regalami un abbraccio. Vai, dove il sole non c'è mai, dove niente troverai, nella nebbia resterai. 1986 ed è un anno indimenticabile per i napoletani. Perché? Perché per la prima volta il vero Sugnizio, quello che veramente vendeva i dischi nei vicoli di Napoli, Nino D'Angelo, si presenta nel palco più importante della musica italiana, al Festival di Sanremo. Lo fa con questa canzone Vai, ovviamente votatissima, soprattutto, diciamo, soprattutto in Campania, soprattutto sì. da Roma in giù. D'altronde era molto molto amato in Campania e continua ad essere un Nino D'Angelo. Nino D'Angelo, la maglietta. Nino D'Angelo con le patatine parteciperà ancora al Festival di Sanremo, soggettivamente parlando sicuramente la migliore prestazione, il miglior Nino D'Angelo è quello del 1999 con Senza giacca e cravatta assieme a Brunella Selo. Andiamo alla quarta posizione, scendiamo. Che luce e dolore a marci.
Musica e Speranza, Gigi Finizio, siamo nel 2006. Parla di Napoli, quella più di Napoli, quella più difficile. Porta sul palco i ragazzi di Scampia lanciando un messaggio veramente caldo, quella dei vicoli di Napoli. Gigi Finizio si presenta in altre date, in altre manifestazioni di Sanremo, facendo parlare di sé, anche perché avendo fatto canzoni con Lucio Dalla, Gigi D'Alessio e con il Saldavinci che abbiamo visto poco fa. Scendiamo. La nuova compagnia di canto popolare Put di Spiet, siamo nel 1992, sì, non sono certi i napoletani che si sono fatti ricordare di più nell'ambito sanremese, ma hanno un enorme merito. Con un brano tutto napoletano, questo appena sentito, Put di Spiet, vincono il premio della critica, torneranno nel festival nel 1998. Scendiamo in seconda posizione, vediamo chi c'è, insomma, un'istituzione. Sono un sognatore e vado via, mi lascio sulle labbra una poesia. Allora, non abbiamo scelto a caso questa canzone, perché questa canzone sarà quella che dichiarerà sempre negli anni a venire Pipino Di Capri, la canzone che in assoluto ha amato di più, Il Sognatore, scritta da Toto Cutugno. È stata una delle 15 partecipazioni di Pipino Di Capri a Sanremo, Pipino Di Capri che il Festival di Sanremo lo vincerà anche con un pezzo del grandissimo Franco Califano. Ieri abbiamo ascoltato una poesia di Califano, La nevicata del 56, ma fu straordinario anche quel Un grande amore e niente più che scrisse per Peppino Di Capri. Lo ricordiamo a proposito di Napoli, al Festival di Sanremo, anche in coppia con una napoletana doc, Pietra Montecorvino, Peppino Di Capri, Pietra Montecorvino, Una favola blues. Scendiamo e andiamo a vedere chi è l'immancabile trionfatore, il re dei napoletani al Festival di Sanremo. Rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una gonna, avere voglia di morire, lasciami gridare. Qui ci vuole l'applauso. Però... Massimo Ranieri. Allora, sì. Posso dire che questa è la canzone di Sanremo? Allora, se ci sono due canzoni sanremesi per eccellenza su tutte, sono una, questa, Perdere questa l'amore, e l'altra, quella del trio Morandi e Ruggero. Si può dare di più. Sono proprio le canzoni. Ci vogliamo mettere anche nel blu dipinto di blu, così. Sì, esatto. Noi facevamo i giovanotti, anche se non lo siamo. Assolutamente più. È la canzone di Sanremo. È quella di Perdere. Allora, l'applauso. C'è un legame, tra l'altro, tutto napoletano, perché Massimo Ranieri faceva il garzone, con i primi soldi da garzone ha ammesso, proprio tra l'altro pochi anni fa, di aver comprato proprio un 45 giri, era Roberta di Peppino Di Capri. Trionferà Massimo Ranieri, l'abbiamo visto con Perdere l'amore, ma sarà altre 5 volte al festival. Io vorrei menzionare Ti penso, arrivata quinta, una canzone meravigliosa, ma ne ha fatte tante altre al Festival di Sanremo, molto molto belle. Mi dispiace che in questa classifica abbiamo litigato e io ho perso con Savio, perché io avrei assolutamente inserito Gigi D'Alessio. No! Non può non essere inserita al Festival di Sanremo. Grazie. Non ha voluto. Claudio, hai voluto... Te li sei tirati contro tutti, eh? Però l'applauso a Claudio e a Savio glielo facciamo, bravo. Grazie. Allora, abbiamo detto che fra le canzoni storiche del Festival di Sanremo c'è quella con molta ansia, perché è la classifica, Claudio, delle canzoni allusive. Attenzione. Allusive, qui qualcuno secondo me si sentirà parte in causa e fa bene. Però partiamo dal quinto posto, che vede stranamente... ...1981, un'inconsuetamente sensualona Fiorella Mannoia canta questo Caffè Nero Bollente.
dicendo che è come Giuda sa vendersi nuda e poi minaccia anche di attirarti nel bosco. Finisce oltre il decimo posto. Oltre il bosco? No, no, finisce no, oltre, forse dopo, può darsi andata anche oltre il bosco. A Sanremo arriva dopo. Esatto. Beh, però c'era l'allusione. Insomma, sì. Dopo diciamo che arrivò seconda al festival al Castrocaro nel 68, quando primo arrivò Paolo Mengoli. Sì. Ah, primo Paolo Mengoli, addirittura. E nel 81 arrivò poi a Sanremo. Lei arriva dopo il decimo posto, l'anno è quello di Per Elisa della Forlivese Alice. Poi scendiamo un gradino, andiamo in quarta posizione. Allora questo è l'esempio che insomma il Festival di Sanremo in un anno solo ci può essere tutto, ci può essere come in quel 2007 un riflessivo Fabrizio Moro che compensa, vince il Festival di Sanremo, e poi ci può essere nei giovani un cantante come Patrizio Bau che neppure si qualifica, neppure ricordiamo, tra l'altro. Che neppure ricordiamo, anche perché non arriva neanche nella fase finale, superato da diversi brani, tra l'altro del tutto dimenticabili anche questi, però lui arriva oltre ancora. A proposito di indimenticabili, non è male un passo della sua canzone che dice ad alto tasso di glucosio, dice: una donna sul cuscino come panna sul budino ti condanna a un destino di golosità. C'è una prodezza linguistica straordinaria. Andiamo erano al terzo anni, posto, anni che... era vero? Non è internato adesso. No. Castiglione delle Stiviere, terzo posto. Ma come? Beh, qui insomma, doppi sensi che poi si sprecano in questo. Sarà un fiore di Enrico Beruschi, è l'anno di Amare di Mino Vernaghi, 1979, il comico che sarà insomma uno dei grandi del drive-in, si presenta a Sanremo, ma in quegli anni furono in tanti, lo ricorderai, Francesco Salvi, insomma, ce ne furono diversi di comici che si presentarono a Sanremo gli anni successivi, lui forse il primo, 1979, sarà un fiore. Questo ritornello che ritorna nel brano è questo dialettale Cusalecchi, che doveva essere lombardo, no? Cusalecchi, io steso sopra un letto, tu stesa di rimpetto, tu mi dici dolcemente Cusalecchi. Cosa sarà, boh? Sarà un fiore. Sarà un fiore, dai. Seconda posizione. Il clarinetto, quello che fa filu 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 fila, metti che lei non è una... Beh, insomma, si permette Renzo Arbore non soltanto di portare a festa una canzone irriverente, ma col suo occhietto furbetto e ammiccante arriva addirittura al secondo posto, quindi sfiora la vittoria, finisce proprio a ridosso, tra l'altro in classifica non esageratamente lontana dalla meravigliosa Adesso tu di Ramazzotti Cambini, che abbiamo ascoltato prima dalla voce di Cristian Righi, quindi insomma più che un successo un trionfo vero e proprio. Chi c'è al primo posto? Chi c'è? C'è un primo posto. Visto che prima parlando di altri cantanti parlavamo di tante copie vendute, migliaia e migliaia di copie vendute, Marco Carena che è qui, poi ci puoi fare cenno sì o no, qui ne hai vendute dopo questo con 60.000 copie vendute, dopo questa serenata 1991 in quel famoso anno che raccontavamo di fior fior di cantanti sia nei big che nelle
nuove proposte. È il classico incontro, io lo definirei così, il classico incontro con la profumiera, l'amica profumiera che dopo una notte di ammiccamenti alla fine ti lascia solo lì e tu insomma cosa fai? Il massimo che puoi fare è le dedichi una serenata, eh? Così. Marco Carena, chiudere questa classifica. Allora, torniamo qua sul palco assieme a Lenny Zakatek perché abbiamo tenuto i fuochi d'artificio per il finale. Allora, Lenny Zakatek, impostazione, insomma, devo dire geniale, assolutamente. Claudio Bolognesi con la sua classifica. Allora, questa classifica è dedicata ai grandi assenti. Per assenti, capiamoci subito, intendiamo chi non è mai stato a Sanremo, né come partecipante, ma neanche come ospite, quindi non troverete cantanti come Tiziano Ferro, come Venditti, come Baglioni, è perché di fatto non sono stati al festival almeno come ospiti, quindi questi non hanno invece mai partecipato al festival di Sanremo, né come ospiti, né come cantanti in gara. Vediamo chi c'è in quinta posizione tra i grandi assenti. Vorrei esaudire tutti i sogni tuoi. Vorrei Ecco, magari qualcuno si sarebbe aspettato, non so, subito un nome altisonante, posto che Cremonini ha fatto una grande carriera. La realtà è che abbiamo inserito Cesare Cremonini perché? Perché soprattutto perché è nato in una generazione in cui molto spesso, se non sempre, per arrivare al successo, per spiccare il volo, si andava in qualche modo a Sanremo. Invece lui sovverte questa regola. Sanremo non ci andrà mai, non si è fatto mai indurre in tentazione, rifiutando anche un invito formale, perché gli arrivò nel 2014, lui lo declinò. E alla fine Cesare Cremonini, almeno ad oggi, alla 2018, non è mai stato al Festival di Sanremo. Quarta posizione. E a pensarci. E una fantasia. Eccolo lì, Edoardo Bennato, al contrario di suo fratello Eugenio che si presentò al Festival di Sanremo sia da solista che anche in coppia, forse lo ricorderete, con Tony Esposito, 900 Feeders and Goodbye, la canzone che propose al Festival di Sanremo. Ecco, lui, Edoardo, non ha mai ceduto al fascino della kermesse più importante della musica italiana, anzi, proprio un paio di anni fa, con sfacciata sincerità, dichiarò: ho un album pronto, ma le major non me lo pubblicano se non vado a Sanremo. Insomma, ribelle e coerente fino all'ultimo. Scendiamo un gradino del podio, terzo posto. Quando sapevi che c'era la morte, quando si è giovani, è strano poter pensare che. Allora, che Guccini non sia stato mai al Festival di Sanremo, in quasi tutti lo sanno, insomma. Che però, almeno d'autore, sfiorò il Festival, questo forse pochi lo sanno, successe nel 1970, quando scrisse un brano per Caterina Caselli e Gigliola Cinquetti, che però non passò le selezioni. Tra l'altro, la casa discografica chiese poi ad altri di modificare quel testo, lui ci rimase delusissimo, tanto più che decise da lì in poi, ha detto: io non collaboro più a nessuna, non collaboro più con nessuno se la destinazione può essere il Festival di Sanremo. Quindi al massimo faccio autore, ma non di chi andrà al Festival di Sanremo. Questo era il terzo posto, andiamo al secondo posto. Eccoci qua. Lì ti ha fatto l'ospite, è stato ospite. Siamo venuti per poco, perché per poco si dà. Anche per poco. E il sipario è calato già. Vabbè, grandissima, questa era La valigia della torna, una canzone meravigliosa, una delle tantissime di Francesco De Gregori. Anche lui è stato accostato molto spesso al Festival di Sanremo, ma sul palco c'è sempre stato, in realtà, ma solo nelle cover che spesso sono state proposte durante soprattutto gli ultimi anni del festival, che Baglioni quest'anno ha
cassato per invece dare spazio ai, ai duetti, al contrario di Guccini, però almeno una volta al festival ha partecipato da autore. Era il 1980 e lui scrisse Mariù per Gianni Morandi. Primissimo posto, vediamo a chi l'abbiamo assegnato, anche se qui siamo in tali ordini di grandezze che è fatica a fare una classifica. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale. Acqua che spacca il mondo, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare. Anche questa è una canzone meravigliosa, meravigliosa, una delle tante poesie di Fabrizio De André. Tra l'altro questa era proprio l'ultimo tour di Fabrizio De André, che così si espresse sul Festival di Sanremo: dovrei andare al festival ad esprimere i miei sentimenti, o la tecnica con la quale riesco ad esprimerli. Beh, ma credo che questo non possa essere un argomento di competizione. Rispose così sul Festival di Sanremo a una domanda dell'unico che gli ha posto una domanda sul Festival di Sanremo, che fu il grandissimo giornalista Enzo Biagi. Non ha evidentemente cambiato idea, neanche quando nel 93 al Festival di Sanremo si presentò invece il suo figlio con una canzone bellissima, Dietro la porta. Beh, da lì in poi, ecco, De André visse ancora per 6 anni, se non vado errato. Ecco, non cambiò mai idea, al Festival non ci andò mai, né come cantante in gara, neanche come autore e neanche come ospite. Abbiamo chiuso qui la classifica dei grandi assenti. Torna a trovarci da Rimini il nostro Francesco, io ti chiamo Checco Mussoni, che ci canta Piazza Grande di Lucio Dalla per la categoria anni 80 e precedenti. E torniamo da Claudio, che ora ci dirà qualcosa di più di questa canzone. Beh, il festival Piazza Grande 1972 arriverà soltanto ottavo, ma sarà il brano di Alexia, ma su Elisa la canzone. Questo di potrebbe Elisa scombinare improvvisamente i piani, esatto. Visto quello che è stato finora la media, perché è un pezzone, questo qua. Allora il mio 3, 2, 1. Ah, però al tuo 3, si sono al tuo 3 si parte, perché si sono alzati al 3, 2, 1. Perché devo vedere se sono pronti, se sono svegli. Okay. I voti bene, si sono alzati. Una bella votazione. Ci sta, dai. Allora, ragazzi, grazie ad Alexia. Grazie, Alexia. Abbiamo veramente poco tempo, per cui andiamo con Claudio a raccontare l'ultima storia sanremese di questo nostro Sanremo Siamo Noi. E parleremo di un protagonista di Sanremo 2018, che ha fatto tanto parlare di sé, soprattutto negli anni 70, e cioè Riccardo Fogli. Claudio. Pensavo a Baglione. No, Baglione. L'abbiamo già dato ieri. Beh, un cantante, un interprete di altrettanto spessore.